Sofia, sono così felice di aver deciso di festeggiare qui fuori il tuo compleanno. Vicky? Oh, ciao. Cosa stai aspettando? Vieni qui. Ok. Se hai mai provato a camminare sull'erba con i tacchi, sicuramente sai quanto sia difficile. Mi sento come se stessi sprofondando nell'erba. Sapevo che avrei dovuto indossare le infradito. Riavvolgiamo tutto per un secondo. Se non vuoi sacrificarti ma vuoi comunque divertirti all'aria aperta, prova ad avvolgere dei pezzi di carta cerata intorno al tacco delle tue scarpe. Una volta fissato, posiziona il tacco su un altro pezzo di carta cerata. Poi aggiungi della colla a caldo sotto la suola e attorno alla base del tacco. Dopo che è asciutto, rimuovi la carta cerata e ti ritroverai una piccola protezione per il tacco. Ehi Prato, fatti più in là, che la fashionista sta arrivando. Quindi la prossima volta che fai un picnic con i tuoi amici, assicurati di tenerne un paio in tasca. Metti quei tappi sotto ai tacchi e cammina ovunque a testa alta. Vedi? Non ti affossi più. E a proposito, quell'abito è favoloso, Vic. Sì, buon compleanno, Sofia. Oh, che carino, un abbraccio di gruppo. Sembra un tipico pomeriggio con le amiche. Sofia, devi vedere questo meme. No! Oh, qualcosa mi dice che quello non era l'aspetto che stavi cercando, Sofia. Amy, mi hai fatto spezzare il mio rossetto preferito. Sono troppo arrabbiata con te, Amy. Ecco, adesso è tutto tuo. Mannaggia, ma deve esserci un modo per risolvere il problema. Qualcuno ha dei poteri magici per rimettere insieme questo coso? In realtà, io ho un'idea. Lo sapevi che puoi modellare il trucco quando è sciolto? Per un rossetto rotto come questo, usa una piccola fiamma, così che si ammorbidisca. Ora attacca il pezzo rotto e fondilo insieme mentre si scioglie. Dopo che si è raffreddato, rimuovi qualsiasi pezzettino rotto. E questo è tutto! Ehi Sofia, ho qualcosa da farti vedere! Spero non sia un altro meme! Che cosa? Quello è il mio rossetto rotto! Come hai fatto a rimetterlo insieme? Sembra uguale a quando l'ho comprato! Ok, posso essere di nuovo la tua migliore amica? Presto, facciamoci un selfie prima della lezione! Lana, che diamine hanno i tuoi occhi? Che cosa? Come ho fatto a macchiarmi? L'ho appena messo! Accidenti, che cosa faccio ora? Credo che strofinare peggiori soltanto la situazione. E non credo di avere dei trucchi. Ma forse questo evidenziatore può andare. Cavolo, ma perché non ci ho pensato prima? Adesso vedrai. Se ti sei macchiata, un po' di evidenziatore potrebbe salvarti la giornata. In poche mosse quei segni sgradevoli spariranno. Ma gli evidenziatori non servono per colorare? Beh, in effetti, ma in realtà ho modificato l'evidenziatore per fare qualcos'altro. Innanzitutto prendi una ciotola di acqua calda. Poi prendi un evidenziatore e togli l'estremità, togli il cappuccio e rimuovi infine la punta. Mettila in acqua e poi rimuovi l'inchiostro dal pennarello. Quindi aspetta che fuoriesca tutto l'inchiostro. Adesso prendi la punta e immergila nello struccante. Ecco qui! Una volta che si è imbevuta, rimettila nell'evidenziatore. Non dimenticarti del tappo! Ed ecco fatto! Vuoi provarlo? Oh sì, assolutamente sì! Meglio che ci mettiamo al lavoro. La lezione è appena cominciata, uffa! Wow, ti sei guardata allo specchio, Lana? Sembra che tu abbia messo le dita nella corrente. Ma non preoccuparti, ho una soluzione al tuo problema. Lo sapevi che mettendo della lacca sullo spazzolino da denti puoi mettere fine alle ciocche ribelli? Sì, bastano un paio di passate e avrai i capelli favolosi. Ah, questo trucchetto è eccezionale! Ma dov'è? Il film inizia tra 20 minuti. Ah, oh, finalmente, eccoti! Oh, stai da Dio, wow! Oh, me lo rimangio. Sì, dai, guarda i calzini. Insomma, perché rosa, Vicky? Come sembrare stravaganti, eh? Ah, non ce la faccio a vederti così. Stai violando le leggi della moda. Ok, è il momento di fare una piccola operazione chirurgica. Hai calzini, non hai piedi. Ok, Vicky, togliti quegli obbrobri. Ecco, così. Prendi i calzini e fai 5 taglietti dove vanno le dita dei piedi. Ok, adesso mettici le dita dentro. Strano, ma ci provo.
Mettiti i calzini facendo passare le dita dentro i buchetti. Oh, che bei piedi, Piggy! E guarda un po', nessuno adesso sa che hai dei calzini lì sotto. Bene, adesso sappiamo chi chiamare in caso di emergenza moda. Grazie, Ellie. Ma meglio sbrigarsi, il film sta per cominciare. Beh, cosa abbiamo qui? Ci stiamo facendo belle per una serata fuori, non è vero? Wow, che straordinaria palette di ombretti, così tante tonalità! Perfetto, ecco, la vuoi, Bella? No, il mio ombretto! Scusa, Bella, pensavo la prendessi! Ah, e quella palette era nuovissima, Lana! Scusami! Ehi, forse possiamo mettere qualcos'altro sugli occhi! Questi rossetti potrebbero funzionare, non è vero? Perché non proviamo? Sembra interessante! Se sei in difficoltà e non hai tanti trucchi, prova ad usare il rossetto come ombretto. Inizia con una tonalità nude come questa e mettila sulle palpebre. Prima che si asciughi, sfuma per ammorbidire leggermente. Scegli un colore audace come il rosso e tamponalo sul bordo esterno. Una volta asciutto, mescola il colore facendo movimenti circolari con il pennello. Ultimo ma non meno importante, metti una tonalità più chiara al centro della palpebra, ma non troppo. Esatto, è tempo di mescolare ancora. Ehi, se non lo sapessi, direi che è un ombretto costoso. Oh sì, mi sento al top. Adesso vai, farai tardi. Oh, guarda questi due piccioncini. Ehi ragazzi, ma che state facendo? Che romantici! Ehi, sembra proprio che vi stiate divertendo! Sembra che nulla potrà rovinare questa bella serata, nemmeno il dolore alle dita! Oh no, mi dispiace così tanto, ma stai bene! Fa male, ma sto bene, tranquillo! Va bene, è finalmente arrivato il momento clou della serata! Lana, il tuo vestito! Kevin, come hai potuto? Accidenti, mi sa che Kevin potrebbe diventare single dopo stasera! E ora cosa faccio? Il vestito è completamente rovinato! Se solo avessi un ago e un filo! Wow! Ma come fai ad avere una chitarra in quella borsetta? Ah, ecco dove era finita la mia scarpa! Accidenti, chi ti ha dato quella borsetta, Mary Poppins? Ma quante cose hai là dentro? Ehi, ecco qualcosa che posso usare! Per quanto possa sembrare strano, una spillatrice può fare miracoli! Stiamo per diventare molto creative? Per uno strappo simile ti consigliamo di spillare l'orlo interno in modo che da fuori non si veda nulla. Basta spillare per tutta la lunghezza anche dove non è strappato in modo che l'orlo sia pari. Ehi, non è andata così male considerando che era un'emergenza. Pensi di essere pronta a ballare di nuovo? Mi chiedo quanto ci metterà, ci sta mettendo troppo. Ehi Kevin, vuoi ballare? Mi perdoni per averti rovinato il vestito? Ma niente male, in realtà mi piace di più così. Oh, niente potrà più fermare questa coppia. È fondamentale quel tocco finale all'outfit prima di uscire, non trovi? Come questa adorabile giacca, vero? E anche le scarpe sono essenziali per dare il giusto risalto al look che hai scelto. Ma che succede se trovi le scarpe così? Dai, guardale! Se le ha mangiate il cane? E adesso come le riparo? Ma che tu ci creda o no, c'è ancora speranza! Apri il cassetto dei calzini e vedi se hai delle calze. Vediamo. Ding ding ding, trovate! A quanto pare puoi risistemare le tue scarpe in 2 secondi. Per prima cosa devi indossarle. Dopodiché, mettiti sopra una calza fino a su. Quando le hai messe fino al ginocchio, taglia un buco proprio sul tacco, così può passarci attraverso. Quando avrai finito, i tacchi saranno fuori dalle calze senza sforzo. È proprio così. Adesso hai un paio di scarpe nuove e bellissime.